Allora, ricominciamo, riprendiamo. Sì. No, quello non c'entra. No, quello è un pendrive, non è una chiavetta. Ma no, comunque la prossima volta mi organizzo io, non vi preoccupate che lo risolvo io il problema. Cioè, non c'è bisogno di avere una chiavetta solo per collegarvi qua. Poi se vi serve per... No, lasciate aperto e seguite, fate quello che faccio io, perché oggi non oggi parliamo poco di internet. Facciamo... Ah, vabbè, non c'è problema, resti lì, che poi senza internet. Allora, ok, allora, quindi seconda lezione tra virgolette ufficiale. Oggi parleremo, l'altra volta abbiamo visto il sistema operativo, abbiamo visto il copia e incolla, abbiamo visto un paio di istruzioni tra virgolette fondamentali. Noi comunque queste cose le vedremo sempre perché sono cose che volere, insomma, o volare nel sistema operativo, nelle operazioni che dobbiamo fare tutti i giorni si ripresenteranno sempre, quindi non è una cosa che abbiamo dovuto fare apposta perché ci capiterà. Vi volevo fare vedere, anche se molti oggi non riusciranno a vedere perché il cellulare mi dà al massimo 5 connessioni, il nostro sito che vi potete appuntare, il sito internet. Che è ascdazzurra.it. ascdazzurra.it. Ecco, tra... Io sicuramente non sono rientrato nelle 5 connessioni. Vediamo. Ora ve lo faccio vedere se mi riesco a collegare. Allora, non riuscirete a navigare, accontentatevi di vederlo da me, poi ci organizziamo e... Sì, quella, sì, chi ha la penna lo può visualizzare. Allora, questo è il nostro sito. Se voi andate su corsi... No, no, non serve che ci andate adesso. Io vi sto mostrando come andare a casa. Allora, se voi andate su corsi, video e materiale, e poi corso di informatica, ci metteremo di volta in volta tutti i video che facciamo a lezione. Anche questo, quindi se vi perdete qualcosa o un passaggio non riuscite a capire o ve lo scordate, come ha fatto, guardatevi il video, segnatevi più o meno a che punto l'abbiamo fatto e insomma vi qua cliccando sul play vi rivedete il video. Questo è il video della prima lezione dell'altra volta, ok? Sì, non c'è, non sì non, no, perché hanno... Sicuramente qualcun altro si sarà collegato e avrà fatto il post. Quindi vabbè, non c'è... Internet oggi non servirà molto, quindi non vi preoccupate che non... Allora, quello che dovevamo fare, quello che volevo fare oggi è parlare ancora del sistema operativo, perché l'altra volta abbiamo visto, insomma, il desktop, le icone, le cartelle, queste cose, diciamo, fondamentali. Ce ne sono altre che sono altrettanto importanti e che diciamo servono nell'uso quotidiano, quindi continua, insomma, prima o poi chi usa il computer deve fare, quindi tanto vale affrontarle adesso e basta. Allora, quindi ci sono, oltre il desktop, che è questa parte centrale della finestra che ci viene presentata quando accediamo al sistema operativo, c'è anche una barra sotto. Aspettate che ve la mostro. No, questa qua non vi preoccupate, che queste sono cose mie. ascdazzurra.it. Ora ve lo scrivo qua. No, tutto, allora, i siti internet sono tutti minuscoli, non esiste maiuscolo. Tutti minuscoli, questo è il sito.
www.it. In questo sito, oltre ai video, metterò anche tutte le slide che vi mostrerò. L'altra volta ne avevamo viste alcune, vi potete vedere. Noi non le vedremo tutte, magari, quindi ne vedremo solo una parte. Sì, allora www è il suffisso che si può mettere come si può pure non mettere, però quando vi dicono www è una consuetudine, è una consuetudine per indicarvi che quello è un sito internet, però quasi tutti i siti, sì, quasi tutti i siti funzionano anche senza www, perché l'importante è la seconda parte, è questa qui, ascdazzurra.it. No, ASCD senza punto. Vittorio. Allora, a parte questo che vedremo, insomma, ci sono tutti i video. Vittorio, se non riesci ora, non c'è bisogno. Lo fai un'altra volta. Tu segnati il sito, scrivitelo in un pezzo di carta e poi te lo guardi. Allora, volevo farvi vedere una parte fondamentale del sistema operativo. Stiamo parlando di Windows XP, ma potremmo parlare anche di Windows 7, che molti di voi avranno e che ora vi faccio vedere, perché è Windows 7. Infatti ora faccio XP. Ora faremo pure una differenza, vi voglio fare vedere le differenze tra le versioni del sistema operativo. Allora, il menu start è questo qui che voi vedete in basso a sinistra. È formato da un'icona principale e queste qui sono delle scorciatoie di applicazioni. Queste non sono altro che dei collegamenti a delle applicazioni che troverete nel desktop oppure nel menu start stesso. Cliccando sul menu start, vi si aprono una serie di icone e una serie di scorciatoie. Qui a sinistra vedete tutte le icone, queste qui sono quelle dei programmi che voi usate di più, che voi usate più spesso. Quindi queste sono, diciamo, aggiornate continuamente, sono dinamiche, quindi nel momento in cui userete più applicazioni, un'applicazione più che un'altra, questa qui salirà in lista. A destra troverete una serie di icone che sono delle scorciatoie alle principali posizioni, alle principali, diciamo, cartelle del sistema operativo. Quindi documenti è una scorciatoia ai vostri documenti. Documenti recenti ci sono tutti i file che voi avete aperto recentemente, gli ultimi 10, 15. Risorse del computer, risorse di rete, che servono per vedere se avete dei computer in rete, per vedere le cartelle condivise, comunque questo lo vedremo in un secondo momento. Una cosa che vi volevo fare vedere importante del sistema operativo sono queste icone. Pannello di controllo e stampanti e fax. Quindi la stampante sicuramente voi, penso che la maggior parte, insomma, già ce ne avete una, è già installata perché evidentemente avete messo un CD per installarla. Comunque vedremo successivamente come installare le periferiche, quelle esterne. Oggi vediamo più importante il pannello di controllo. Allora, pannello di controllo, questo è su Windows XP. Se noi volessimo passare a Windows 7, ok, quindi questo è Windows 7. Aspettate che mi si è bloccato questo. Vediamo. Ok. Aspettate. Allora, questa qui è Windows 7. Se andate su menu start, come vedete è molto simile. Le due versioni sono più o meno la stessa cosa, cioè le versioni di Windows sono tutte simili.
Cambiano solo l'aspetto grafico, magari hanno inserito qualcosa in più qui piuttosto che lì, però diciamo che come vedete questo menu start è quasi identico a questo, cambia pochissimo, cioè qua c'è il pannello di controllo, i documenti, cerca e se noi andiamo qua c'è il pannello di controllo, ci sono i documenti, cerca l'hanno inserito qui come box centrale, quindi comunque è molto simile. Per quanto riguarda quindi il pannello di controllo, queste sono le differenze. Come vedete, qui hanno messo delle hanno raggruppato insomma le varie icone. Però, se noi andiamo qui in alto dove dice visualizza per e mettiamo icone grandi, ecco, queste icone, se noi le andiamo a vedere, sono le stesse di queste qui, solo che le hanno messe un po' più grandi. Cambia pochissimo. Noi andiamo. L'altra volta avevamo visto Windows XP, andiamo qui su Windows 7 che molti di voi avranno e poi vediamo le differenze. Quindi in questo pannello di controllo quello che ci viene presentato sono tutta una serie di opzioni per personalizzare, per configurare il sistema operativo. Per esempio, siamo delle persone che mancine, che quindi abbiamo l'esigenza di usare il mouse. Al posto di con la destra, con la sinistra. Se noi andiamo su mouse, ci viene presentata una pagina con le impostazioni del mouse. Se noi andiamo, per esempio, come prima opzione, abbiamo proprio quella di invertire il pulsante secondario col primario. In questo modo, se siamo delle persone mancine, insomma, ci ritroveremo meglio e lavoreremo in maniera migliore. Altre cose, andiamo velocemente perché tanto qui sarà difficile che vedrete tutto, quindi solo delle cose importanti. Schermo, un'altra cosa importante è lo schermo. Questo è quello che ci viene presentato su Windows 7. Se noi andiamo qui, la stessa cosa c'è qui, solo che si chiama. Vediamo. Opzioni dello schermo sono qua. Ok. Queste sono le proprietà dello schermo. Ho fatto semplicemente una scorciatoia, ho fatto tasto destro sul desktop su una zona vuota e ho fatto proprietà e mi è comparso questo. Quindi qua possiamo modificare il tema. Questo è lo sfondo del desktop. Quindi se noi vogliamo modificare questa immagine che c'è di copertina, qua ne scegliamo una. Quindi tasto destro su una zona vuota del desktop, proprietà e apriamo questa. Mettiamo un'altra icona, questa qui, e abbiamo cambiato l'icona del desktop. Se noi ne vogliamo mettere un'altra, basta andare su sfoglia. Sfoglia con i puntini significa che i puntini che ci sono alla fine significano sempre in ogni sistema operativo che ci verrà presentata una nuova finestra. Quindi se noi schiacciamo qui, ecco, ci viene presentata una nuova finestra, ci dice dove vogliamo cercare la nostra immagine, quindi non so io questa che immagine sia, vediamo. Questa è proprio quella che c'è qui. Vediamo che immagine ci sono. Ecco, ne vogliamo mettere un'altra. Basta che noi la cerchiamo e navighiamo all'interno delle nostre cartelle. Se abbiamo una cartella immagine, andiamo sulla cartella, anche se abbiamo delle foto, selezioniamo un'immagine e poi facciamo apri. Ecco, lui ce la presenta. Qua magari al posto di al centro mettiamo affiancata. Quindi mettiamo estesa, ok, e abbiamo cambiato. Questa è un'immagine nostra che abbiamo noi, anche se in questo caso è questa qua del computer, però dico, ce la ritroviamo. Quindi vediamo, quindi questo è il sito. Allora, sempre nel pannello di controllo, altre funzioni fondamentali, le connessioni di rete. Queste qui sicuramente. Almeno una volta nella vita le dovrete modificare, avrete un problema, non mi si connette, non so perché. Questa è la connessione che voi avete con internet. Qui ci sono tutte le connessioni che avete per internet. Se diciamo avete una pennina, magari vi comparirà una connessione remota come questa. Se invece siete collegati col cavo, avrete un'icona di questo tipo. Quando questa icona dice connesso, è connesso, quindi non ci sono problemi. Nel momento in cui dice non connesso, scheda di rete disattivata, disabilitata, allora lì iniziano i problemi. Se noi clicchiamo col tasto destro proprietà su questa icona,
ci saranno una serie di impostazioni che compariranno. Dico, ce n'è una per gli IP, ma li vedremo molto dopo, perché non è una cosa che possiamo fare adesso. L'unica cosa che vi posso consigliare, quindi, per risolvere i problemi, quindi se magari non vi si connette qualcosa, voi andate qui, quindi pannello di controllo, connessioni di rete, quindi pannello di controllo, connessioni di rete, start. Guardate lì. Guardate lì. Start. Pannello di controllo. Devi rifare quello che fa. Pannello di controllo. E vi si apre questo. Connessioni di rete. Quindi quello che può capitare è, facendo col tasto destro, che qui al posto di essere connesso vi dice disabilitato. Ok? Va bene, sto facendo un esempio. Se vi dice disabilitato, significa che il problema è che questa rete è disabilitata, si deve abilitare. Come si abilita? Al solito tasto destro e ci dà le opzioni, quindi abilita. E così, dico, abbiamo risolto il problema, abbiamo evitato di telefonare alla Telecom, dico, in caso non dovesse collegarsi. Comunque, piccola parentesi, non è importante, vi ho dato un esempio. Un'altra cosa importante nel menu Start sono tutti i programmi. Questi qui li trovate sia in Windows XP che in Windows 7, li hanno spostati, qua c'è tutti i programmi e non si apre più il menu laterale a destra, ma restano sempre all'interno di questa finestra stessa. Queste sono tutte le scorciatoie, sono i collegamenti, non sono i programmi veri e propri, sono i collegamenti ai programmi che noi abbiamo su C, programmi, eccetera. Quindi se noi vogliamo aprire Office, al posto di andare su risorse del computer, computer, C, programmi, Office e via dicendo, noi abbiamo la facilitazione di andare qui su Start, tutti i programmi, su Office, e lo apriamo, mettiamo Word, e questo è Word. Vabbè. Sempre facendo clic. Qualsiasi applicazione, qualsiasi cosa che non è nel desktop, per aprire bisogna usare solo un clic. Quindi nel desktop, se noi vogliamo aprire Google Chrome, dobbiamo fare doppio clic, due. Perché, come avevamo visto l'altra volta, con un clic lo selezioniamo. E diciamo al sistema operativo, vogliamo fare qualcosa con questa icona. Cosa vuoi fare? Tasto destro, apri, tasto destro, copia, tasto destro. Con due clic invece lo apriamo. Ok? Quindi, va bene. Un'altra, quindi cosa vediamo adesso? Ok. Quindi, adesso, ok, ora vi volevo fare vedere delle slide che parlavano del sistema operativo. Allora, vediamo se le trovo, perché vi volevo iniziare a parlare del, quindi dato che comunque oggi non abbiamo internet, facciamo un po' di, sì, no, a parte questo, iniziamo a parlare un pochino di quello che ci servirà in futuro, che sarà Word, comunque il foglio di elaborazione testi, ok? Volevo farvi vedere il fatto di, volevo andare un po' su Google, volevo vedere, farvi registrare un'email, ma la vediamo la prossima volta, per problemi, per cose tecniche. Facciamo un po' di questo Word. Allora, Word è il più famoso software di elaborazione testi. Non è, quando diciamo, allora aspettate, mettiamo una pagina, ok. Ok,
Quindi quando diciamo Word è un Word è scrittura, no, Word è un programma che serve per scrivere. Noi oltre Word vedremo anche un altro programma che è sempre un software di elaborazione testi, fa le stesse cose che fa Word, però è gratuito. Word come licenza, diciamo, si dovrebbe acquistare e costa un centinaio di euro. Ce ne sono però alcuni che hanno, probabilmente molti non l'hanno acquistato, ma diciamo è pagabile, diciamo si deve pagare. Ce ne sono alcuni programmi che sono gratuiti invece, sono stati sviluppati da persone volontarie che hanno cercato di rendere, diciamo, un servizio alla comunità e quindi di creare questo tipo di applicazioni. Noi vedremo LibreOffice la prossima volta. Oggi facciamo un po' di teoria. La prossima volta ve lo passo, ci vediamo un po' prima, vi passo a tutti questo programma e lo installiamo a tutti, così tutti quanti abbiamo la stessa... Io volevo le due lezioni. Sì, infatti. Però non li posso. No, ora guardate qui, perché tanto vediamo un attimino di teoria e qua comunque ci sono delle immagini. Quindi va bene, cos'è un word processor? È un programma che serve per elaborare dei testi, quindi per creare delle... Che differenza c'è fra un programma di elaborazione testi e per esempio il Notepad, quello che troviamo nel... Perché il Notepad puoi scrivere e basta, non ci sono delle funzioni particolari, invece nel word processing ci sono delle personalizzazioni più particolari, possiamo mettere il testo grassetto, aggiungere immagini, evidenziare, diciamo, errori, fare il controllo automatico se abbiamo sbagliato una parola ci corregge automaticamente, e queste sono le principali differenze. Allora, il sistema di elaborazione testi, diciamo che ha una parte esterna che serve per modificare il layout della pagina, quindi i margini, i bordi, e poi all'interno del testo invece possiamo modificare le colonne, la distanza che c'è tra una riga e l'altra, l'interlinea, possiamo creare una tabella, quindi i bordi, quindi andiamo velocemente perché tanto qui ci sono delle cose. Ecco, questo è quello che vi dicevo io, questo è... Lo vedete qua nell'immagine, ora lo vediamo direttamente sul programma. Questi sono i margini, che sono esterni alla pagina. La pagina è questa qui, quella interna. Però una pagina, qualsiasi pagina, ha dei margini dentro i quali possiamo scrivere del testo e poi, diciamo, non supera quei margini all'interno della stessa pagina. Va bene, l'ho ricordato. Poi ci sono, giustamente, possiamo definire anche delle colonne, quindi possiamo fare un libretto a due colonne, a una colonna superiore, due, diciamo, sotto, ecco qua. Quindi, poi idealmente il testo è diviso in sezioni, quindi si dice layout. Giustamente ogni pagina, anche se voi vedete dei libri, cosa hanno? Hanno un titolo, possibilmente hanno un sottotitolo, quindi questo, vabbè, l'autore lasciamo stare. E poi c'è, diciamo, il rientro della prima riga, che molte volte è richiesto per scrivere, ad esempio, delle lettere, e poi, diciamo, il testo, il corpo del testo, e poi a piedi pagina, che sarebbe sotto il testo, ci sono delle... possiamo inserire il numero di pagina, possiamo inserire delle note... Possiamo fare qualsiasi cosa. Ok, quindi va bene. Il paragrafo lo vediamo direttamente praticamente. Ok, questo qua. Va bene, ok. Mi sembra che già abbiamo tutto quello che serve per iniziare a vedere qualcosa pratica. Allora, spostiamo questo. Questo non serve per adesso. No. Allora, io vi faccio vedere direttamente quello che vedremo la prossima volta, che è comunque molto simile a Word. Chi ha avuto modo di vedere Word vedrà che cambia poco, perché hanno cercato di... Queste sono le mie immagini. Hanno cercato di renderlo molto simile a Word, quello che voi conoscete. Ok, si chiama LibreOffice il programma. Magari...
a fine lezione oggi lo iniziamo ad installare, così la prossima volta non perdiamo tanto tempo. Quindi chi è che può rimanere 5 minuti lo iniziamo ad installare. Ora guardate qui. Quindi, ok, quando ci viene aperto la prima volta LibreOffice, che è il programma che useremo principalmente, sarà diviso in documento di testo Word, quindi foglio scritto, diciamo, con caratteri, testo, formattazione, paragrafi, eccetera. Foglio elettronico è Excel, che voi conoscete il corrispettivo. E foglio elettronico serve per fare dei calcoli, lo vedremo anche. Serve per fare dei calcoli automatici, per inserire fare dei conti, insomma, questo lo vediamo più. Vedremo questi due, poi c'è anche la presentazione, ma a noi non serve. Ok, noi clicchiamo sul documento di testo, ecco qua. Quindi questo è quello che ci viene presentato. Come vedete, quello che abbiamo visto prima in teoria, adesso è applicato un po' qui. Quindi questi qua sono i margini. Come vedete, questo rappresenta tutta l'intera grandezza del foglio. Se noi lo allarghiamo. Se vorremmo andare più sopra, però si può andare. In che senso? Allora, se noi scriviamo un testo qui, quindi benvenuti al corso. Ok, cosa ci impedisce? Quindi questa è la prima riga. Lui, se noi ora adesso schiaccio backslash, che ricordatevi è quello lì che c'è sopra l'invio per tornare indietro, non mi fa salire, cioè mi dà il massimo. Cosa mi impedisce a salire? Sono i margini a destra, eccoli qua. Questi qua sono i margini della prima riga, proprio di tutti i fogli. Quindi se noi abbiamo 10 fogli, nessun foglio sarà al di sopra di questo margine. Servono principalmente per i problemi di stampa, quindi ci sono delle tipografie che magari se il margine è troppo ridotto non riescono a stampare bene anche le stampanti stesse. Quindi è bene lasciare sempre un po'. Però se noi ci sembra troppo, noi clicchiamo una volta col tasto sinistro e saliamo questo margine. Sì, no, io adesso vi spiego un po' la teoria. Poi a fine corso installiamo, vi installa a tutti, non lo so, a sorpresa, no, sicuramente qualche mese, sicuramente fino a maggio. Già vi siete stancati? No, chiedevo, allora era una curiosità, anche una cosa del genere, guarda. Ah? Ok, allora per salire questo sì, per salire questo testo ho preso il righello che c'è a sinistra e ho cliccato dove cambia il colore, vedete? Tutto quello che sto facendo si fa col sinistro. Quando vi dirò di fare col destro, ve lo dico, insomma. Ok, quindi faccio clic, poi col mouse salgo e scendo, vedete? Io porto il margine più sotto o più sopra. No, no, proprio sposto il mouse, sì, è sbagliato, salgo e scendo. Ok. No, intanto, no, tu dici se non hai Word. Sì, no, questo sì. E ora, dovete sopportare un po' di teoria, ora a fine lezione ci passiamo tutti. A fine lezione vi passo per prendere e ve lo installo tutti, perché... No, vabbè, infatti. Guarda, purtroppo, allora, purtroppo ci sono giustamente, quanto siamo oggi? 30? No, 25? No, allora, giustamente ci sono 25 persone che sono a 25 livelli diversi. Giustamente, non è che... No, io dico, ma come è che hai spiegato? L'ho visto. Ma se io l'avessi fatto con lui, lo memorizzo,
Ecco, allora, siccome siamo, sono 25 persone con 25 livelli diversi, 30, con 30 livelli diversi, chi è, chi, allora, fare sempre copia e incolla, spostare l'icona, rimettere l'icona lì e poi la copiamo e poi le, dico, no, succederà che chi è che non riesce, giustamente sarà attento, poi chi è che invece ha un livello un po' più, un po' superiore, e poi dice, ma io che fare su questo, a vedere sempre l'icona che sale e scende. Quindi dobbiamo, dobbiamo cercare di fare, di andare avanti. Allora, no, la cosa che dovete fare se volete seguire questo corso è, per bene, è una volta che arrivate a casa, vi rivedete la lezione, e una volta che io adesso vi installo il programma, con il video... Con, sì, no, ma a fine lezione lo installo. E io a fine lezione te lo installo. Perché? Perché tu mi hai detto, ho mio nipote, mio figlio, fai così, io lo rifaccio 100 volte, a 101 riesco a farlo. Perfetto. Io personalmente non parlo degli altri, però guarda, hai il vantaggio che questo che sto facendo adesso è registrato, quindi tu a casa ti vedi, ti, ora ti, ti spiego, di, ti spiego come farai e poi ti, ti vedrai, insomma, ti rivedrai di nuovo la cosa. Allora, quello che volevo fare adesso è, dato che comunque lo dobbiamo fare, è di fare un elenco delle persone che siamo, così ci, ci cominciamo a fare un corso. Ok, quindi benvenuti al corso. No, non succede niente, mettiamo le presenze. Allora, ma Vittorio, qui, non, qui internet in questo momento non serve. Quindi a te serve... E perché? Ok, ok. Allora, quindi... Sì, infatti. Allora, scusate. Scusate un attimo. Allora, ammetto che questa è... Praticamente molti non la potete provare in questo momento, però il video è fatto per questo, per rivederci la prossima volta. Mi impegno adesso a installarvi a tutti questo programma, così la prossima volta, dalla prossima volta in poi possiamo vedere tutto un po' chiaro. Per adesso abbiate la, la pazienza di sopportare, di vedere soltanto e di cercare di capire. Ok, allora, quindi abbiamo detto l'altra volta, lo ripetiamo. Per andare sotto, per andare a una nuova linea, si deve premere invio. Come vedete, invio è un abbandonare la riga precedente e scendere di una riga. Ci verrà presentato il, a riga, diciamo, alla prima, al primo carattere della, delle, della riga. Se noi vogliamo spostare come abbiamo fatto so, qui per il margine alto, il margine che c'è a sinistra, c'è sempre questo, come vedete, questo righello superiore che se noi clicchiamo sempre con il tasto sinistro e spostiamo a destra, anzi a sinistra, scusate, ecco, il ci viene spostato tutto il, diciamo, tutto il margine che c'è a destra. Quindi, ok, scriviamo qualcosa, facciamo l'appello. Allora. Facciamo l'appello. Allora, se noi, se noi per fare, se noi vogliamo, la domanda è come facciamo a spostare, facciamo l'appello sopra. Ok, ci dobbiamo portare con il cursore al primo carattere che noi vogliamo spostare sopra, nel senso la F, quindi clicchiamo sempre con il tasto sinistro. E ci, ecco, il cursore lampeggia lì. Quindi se noi adesso schiacciamo backslash, che è il tasto che c'è sopra l'invio, quello che tutti quanti avete sopra l'invio, non facciamo altro che praticamente eliminare il carattere che c'è, il, diciamo il, l'ultimo che c'è nella prima riga, e portare la riga superiore, cioè la, la riga che c'è sotto, diciamo sopra. Se noi lo schiacciamo, ecco, andiamo in alto. Se noi invece lo vogliamo scendere sotto, dobbiamo fare il contrario, ci portiamo sempre al primo carattere della prima riga e schiacciamo tante volte invio fin quando non ci... Ma se noi volessimo cambiare le frasi, cioè per tutti al posto metterlo sotto e
Ecco, se noi invece vogliamo spostare, la domanda è, se noi vogliamo spostare benvenuti al corso e lo vogliamo spostare sotto e facciamo l'appello, lo dobbiamo spostare sopra, anche qua nel foglio di testo, importantissimo, è una cosa essenziale, è il copia e incolla, che è la stessa cosa che abbiamo visto per le icone, il principio è uguale. Quindi, facciamo un'altra cosa, quindi se noi al posto di rilasciare il tasto sinistro lo teniamo premuto e iniziamo a spostarci a sinistra, vedremo che noi riusciamo a selezionare una parola o una frase fin quando noi... Sì, perfetto. Una volta che noi la evidenziamo, non stiamo dicendo altro al foglio di testo, che noi vogliamo interagire con questa parola, con tutto quello che abbiamo selezionato. Se noi selezioniamo questa parola e poi allarghiamo, in alto innanzitutto abbiamo delle opzioni, quelle che sono le opzioni base. Tra le altre ci sono queste tre iconcine. Una è copia, una è taglia e una è incolla. L'avevamo visto l'altra volta la differenza fra copia e taglia. Copia ci lascia la frase, in questo caso origine, mentre invece taglia ce la elimina per poi poterla incollare. In questo caso, se noi, dato che noi la dobbiamo spostare sopra, noi qua non la vogliamo più, quindi possiamo fare benissimo taglia. Ok. Quindi abbiamo selezionato la frase, facciamo taglia, ecco, la frase è scomparsa, però non l'abbiamo persa, è memorizzata all'interno, diciamo, degli appunti, si dice. Quindi andiamo adesso, quindi cosa ho fatto? Ho premuto tanti backslash in modo tale che sono salito fino all'ultima carattere della prima riga, quindi adesso devo scendere questo, quindi devo posizionarmi al primo carattere, scegliere sotto con l'invio, portarmi sopra, quindi perché io devo incollarla qui, e premere incolla, ecco qua. Facciamo l'appello. Benvenuti al corso. Allora, facciamolo veramente l'appello e poi da questo appello facciamo un po' di modifiche, così... Allora, un'altra cosa, giusto per fare l'appello, ci sono delle impostazioni particolari che servono per catalogare un insieme di informazioni. Ad esempio, noi abbiamo un elenco da fare. Con i fogli di testo ci sono quelli che si chiamano gli elenchi puntati e numerati, che se voi avete dimestichezza con libri o riviste sono quelle che voi vedete con dei pallini o delle freccette. Come si fanno a fare? Ci sono dei pulsanti che fanno solo questo, ecco qua. In alto, se voi vedete, qua c'è il copia e incolla, quindi un po' più a destra, ci sono gli elenchi puntati e gli elenchi numerati. Numerazione e elenco puntato. Quindi cosa cambia? Se noi vogliamo che venga presentato un numero, quindi 1, 2, 3, 4, 5, facciamo un elenco numerato. Se noi invece vogliamo semplicemente una freccetta o un pallino, elenco puntato. Siccome a noi interessa pure sapere quanti siamo, facciamo un elenco numerato. Quindi numerazione on off. Se noi schiacciamo questo, si può fare anche un elenco alfabetico. Adesso facciamolo numerato, poi vi faccio vedere come si fa alfabetico. Allora, ok, partiamo da qua. Nome e cognome. Figarra Giuseppe. Figarra Giuseppe. Una C e due R. Ecco, cosa è successo? Ho finito la linea. Adesso, giustamente, ne devo inserire un altro. Se io premo invio, quindi per dare una nuova riga, al posto di dare una riga vuota, mi viene dato già automaticamente il 2, il numero 2. Quindi, andiamo avanti. Spanò Antonina. Invio. Ha ragione, ok, quindi Vittorio Condurso, prima il cognome e poi il nome mi viene detto, quindi come facciamo? Prendiamo questo, facciamo taglia, torniamo indietro e poi facciamo incolla, poi andiamo avanti, così ci conosciamo.
Poi Ruello ecco, allora cosa è successo? Significa che il Word, significa che il foglio elettronico non le sta antipatico. Allora, lui, il foglio... Ok, siccome il sistema, ogni foglio elettronico ha, ogni laboratorio testi ha un dizionario integrato che ci dice non solo se le parole esistono, se le parole esistono o no, ma ci dà anche un minimo di errore di ortografia, quindi se le parole sono, ci sono, se inseriamo due congiunzioni, perfetto. Allora, le opzioni sono due. Allora, sì, naturalmente, ecco, precisiamo questo, anche se qui vediamo sottolineato, questa sottolineatura non viene stampata, è solo un avviso che l'elaboratore testi ci sta dando. Allora, se noi clicchiamo col tasto destro, ci dà, quindi col tasto destro, non sinistro, ci dà un insieme di parole che lui pensa che possa, quindi lei giustamente non si chiama Barittola e né Bartolina. Addirittura. E né Barbola. Ok. Quindi cosa possiamo fare? O ce lo sopportiamo. Se proprio ci sta là, ci dà fastidio, noi facciamo ignora. Se noi facciamo ignora, ci viene scompare. No, avete tolto. Ruello, la stessa cosa per Ruello. Allora, possiamo sia ignorare, ma se noi pensiamo che questa sia una parola che veramente esiste, quindi diciamo no, noi ne sappiamo più del foglio, possiamo anche aggiungerla al dizionario, così la prossima volta non ci compare più. Ok? No, ne facciamo ignora. Allora, andiamo avanti. Certo. Certo. Allora, a parte i nomi propri, i nomi di città, i nomi particolari, di solito quando... Sì, prego. Mettiamo Carta Distretta, è una città che spesso si sbaglia come scritto. Una è convinta di aver scritto il computer gli dà la giustezza. Confermato con quello che ti compare. Certo. La cosa è, a parte i nomi di persona, i nomi propri, i nomi di luoghi, cose particolari, quando viene sottolineato qualcosa quasi sempre ci azzecca il computer. Non vi preoccupate. Vincenza, dobbiamo fare prima il cognome. Giacoppo, Vincenza. Maria, ecco. Ecco, per esempio, lui già se io scrivo ma, R, mar, lui già mi dice martedì. Dice perché mi dice martedì? No? Così, comunque. Aveva detto, scusi, Simone? Maria, ok. La signora me la sono dimenticata. Questa è sicuro che ce la sottolinea. Con la C? Sì, così? Guardi là. Francesca? Ok. Andiamo avanti, facciamo... Sì, già abbiamo scritta. Piccione? Allora, Rizzitano. Antonino. Andiamo avanti. Isaia Antonino. Antonino. Ecco, il signor Isaia Antonino mi sta simpatico. Quindi io lo voglio sottolineare. Perché mi sta simpatico? Allora, io come faccio? Sempre al solito, col tasto sinistro, evidenzio, quindi mi trascino, mi trascino Isaia Antonino. In alto, sempre tra le cose che ci compaiono subito, ci sono tre, diciamo, diciture, sottolineato, corsivo e grassetto. Allora, lui mi sta simpatico, quindi lo sottolineiamo. Se io schiaccio sottolineato,
Ecco qua. Questo è ora poi lo vediamo. Quindi Isaia Antonino è sottolineato. Ok? Ora andiamo avanti, poi vi faccio vedere. Allora, quindi una volta che noi sottolineiamo, ecco, il sottolineato resta inserito. Quindi se noi teniamo, se noi facciamo invio e scriviamo un altro nome, da ora in poi sarà sempre sottolineato. Come facciamo a toglierlo? Dobbiamo semplicemente cliccare di nuovo il bottone e adesso d'ora in poi non sarà sottolineato. Ok? Allora, andiamo avanti. Lucia. Poi Mancuso Giuseppa. Ecco, anche la signora mi sta simpatica. E quindi no, l'abbiamo no, sottolineata no. La ingrassiamo. Allora, ingrassiamo la signora, come si fa? Teniamo sempre al solito, sottolineiamo il testo e facciamo grassetto. Ok? Adesso la signora al solito da ora in poi sarà sottolineata. Dobbiamo premere il bottone e andare avanti. Sì, ecco qua. Andiamo avanti. Come? Trimboli Antonia. Allora andiamo ad allargare. Bombaci. Poi Saccanna. Poi Florio Agostino. Cariddi. Io scrivo senza guardare, quindi Cariddi Giuseppe. Poi Parisi Giovanni, Frisone Salvatore, che è impegnato. Poi, accanto a Frisone Salvatore, come si chiama lei? Come? Gemellaro Giuseppe. Poi? Ok. Sì, siamo tanti. Poi chi c'è più? La signora Centorrino Giuseppa? Sì, naturalmente. Allora, la signora Centorrino è ultima, quindi mi sta molto simpatica. Lei sarà, è normale. Allora, la signora la facciamo grassetta, però ci sono. Noi possiamo anche cumulare queste cose, quindi noi possiamo anche farla grassetta, ma anche sottolinearla e anche farla corsivo. Quindi in corsivo cosa succede? È detto anche italico, il testo viene spostato un po' più, quindi ecco questa. Quindi questo è l'elenco, siamo 23 oggi. Vabbè sì, c'era pure mio padre, vabbè, ma no, questi non li contiamo. Ok, quindi abbiamo fatto un elenco. Una volta che noi abbiamo finito l'elenco, come si fa a cancellare? Perché se noi ora schiacciamo ogni volta che fa invio per vita naturale durante, ci compariamo sempre. Dobbiamo fare, ecco, come dice lui, clicchiamo qui e mettiamo numerazione off, oppure più semplicemente, oddio, insomma, sono semplici tutti e due, però c'è un altro metodo, premiamo backslash un paio di volte, quindi la prima volta elimina questo, l'altra volta torna qui, e così da ora in poi. Però possiamo anche schiacciare il pulsante. Ok. Quindi noi abbiamo fatto un elenco. Allora, questo è un elenco. Se noi lo vogliamo mettere in ordine alfabetico, credo che ci sia qui, da qualche parte, ordina. Ordina, questo è complicato, però. Allora, chiave 1, tipo di ordinazione alfanumerico, dovrebbe adesso ordinarci, ecco qua, avete visto che bravo, già l'ha fatto. Allora, come abbiamo fatto? Torniamo indietro, ecco, allora, dopo che noi, se una cosa che facciamo, poi, allora, esempio, arriva il gatto e ci scrive nella tastiera.
Ecco, cosa, come facciamo adesso? Ci sono dei pulsanti in alto dove, che sono a nulla. Quindi se noi clicchiamo tante volte a nulla, noi ritorniamo allo stato. Ecco qua. Quindi così, se noi lo schiacciamo di nuovo, torniamo all'elenco non ordinato. Ecco, se noi quindi abbiamo questo elenco qui e lo vogliamo ordinare, dobbiamo innanzitutto dire al processore di testi, che all'elaboratore di testi, che noi vogliamo lavorare con questo elenco. Quindi partiamo dal primo, teniamo premuto il pulsante sinistro e li selezioniamo tutti. Sì, vabbè, a parte che dovremmo salvare il file. Ok, allora, quindi se abbiamo selezionato tutto questo elenco. Poi se andiamo su strumenti, c'è ordina. Ok, lui ci dà poi un insieme di ordinazioni che possiamo fare, di ordinamenti, scusate, che possiamo fare. Quindi lui ci dice, va bene, ok, ordiniamo per la chiave 1, che sarebbe quello che abbiamo scritto. Che tipo di ordinamento è, numerico o alfanumerico? Cioè, se noi avessimo scritto dei numeri, potevamo ordinarli anche in ordine numerico. Crescente o decrescente? Quindi dalla A insomma, alla Z o viceversa. Perfetto. In questo caso ci sembra tutto giusto quello che vogliamo fare. Facciamo ok. E lui automaticamente ci ha, come si dice, elencato, ci ha messo in ordine l'elenco. In ordine. Quindi siamo a posto. Ok, perfetto. Quindi un'altra cosa che potremmo vedere è, siccome questi nomi occupano solo una piccola parte del foglio, noi potremmo pure inserirli in due colonne, in due o tre colonne a questo punto. Quindi, al solito, selezioniamo tutto il testo che noi vogliamo fare, poi se noi andiamo su formato, c'è colonne. Ecco qua, colonne, e lui ci dà un insieme di impostazioni che possiamo avere. Quante colonne dobbiamo mettere? Due? Tre? Una grande a sinistra e una piccola a destra? Oppure al contrario? Io credo che o due o tre, ma va bene, dico, proviamo tre, vediamo come viene con tre. Ok, quindi abbiamo detto che vogliamo questo testo in tre colonne, ok. Ecco qua, ora mi sembra che ci siamo. Ok. Possiamo fare tutto, perfetto. Quindi questo è l'elenco di quello che abbiamo, diciamo, delle cose che possiamo fare. Un'altra cosa che possiamo fare, se noi magari facciamo una cosa, torniamo indietro, quindi facciamo così, facciamo formato, colonne. No, quello è un altro foglio, quello lo facciamo a parte. Ok, un'altra cosa che possiamo fare, siccome ci sembrano troppo attaccati questi nomi, di distanziarli un pochino l'uno dall'altro, proprio a livello... Ah, c'è Alizio, allora lo dobbiamo inserire prima di tutti, naturalmente, perché... Ecco, come facciamo a inserire nella lista nostra? Quindi dobbiamo fare qui, proprio scriviamo, partiamo dal primo nome... del primo carattere del primo nome, schiacciamo invio e lui ci lascia un posto, giustamente tutti gli altri scattano. Mettiamo Alizio. Alizio. Signora Alizio. Antonino, dobbiamo mettere Onino. Antonino. Perché dobbiamo essere... Ok, quindi come facciamo a cancellare un nome? Il suo, giusto il suo. Vabbè, no, mi metto io. Mi metto io e mi cancello io. Roberto. Ok, dobbiamo cancellare questo nome. Come facciamo? Al solito, lo selezioniamo. Te ne devi andare? Sì, ma tanto io abbiamo altro quarto d'ora e poi dopo finiamo per oggi. Inizia a installare questo programma a tutti così... Quindi selezioniamo questo nome e poi col tasto backslash, cioè che è sempre quello sopra l'invio e serve per cancellare, premiamo tante volte fin quando cancella sia il nome che la lettera. Quindi un'altra cosa che possiamo fare è la distanza tra una linea e l'altra.
selezioniamo al solito tutto il testo che vogliamo fare in questa maniera, c'è sempre formato e c'è paragrafo. In questo menu abbiamo tutto quello che concerne il paragrafo, quindi possiamo effettuare dei rientri della prima riga, quindi i rientri sono quelli a sinistra, quindi la prima di solito nelle lettere, ora comunque lo vediamo il rientro, lasciamo stare il rientro. La spaziatura fra un carattere e l'altro, quindi se noi mettiamo qui per esempio un centimetro e un centimetro, adesso abbiamo una spaziatura tra sopra il paragrafo e sotto il paragrafo. Per averla all'interno dobbiamo selezionare sotto l'interlinea, ecco qua. Qui a destra vedete un'anteprima di quello che sarà, ecco, vedete che i caratteri, i vari paragrafi saranno distanziati un po' l'uno dall'altro. Ok, quindi per esempio mettiamo 1,5, okay. Ecco, così viene molto distanziato, vabbè, ma a noi non ci piace, quindi torniamo indietro, torniamo indietro, ok, sì, infatti, allora, questo qui invece, quindi, inseriamo adesso del testo sotto, quindi, allora, oggi abbiamo fatto cosa? Allora, cosa abbiamo fatto? Ecco, quindi se questa riga la vogliamo distanziare dal rientro, quindi c'è qui sopra un pulsantino, questi qua, sono questi. Quindi questo qui in alto rientra la prima riga, quindi se noi facciamo così, quindi la spostiamo, vedete che la prima riga ha rientrato. Quindi se noi continuiamo a scrivere, quindi leviamo tutte queste cose. Allora, oggi abbiamo visto come si usa il foglio di il foglio elettronico, l'elaboratore testi. Abbiamo visto le principali, ecco, vedete? Sì, perché noi abbiamo, cosa abbiamo fatto? Abbiamo dato una distanza solo alla prima riga, che serve di solito nei documenti, nelle lettere, sì. Perché questa riga, è solo la prima viene spostata di là. Quindi se noi adesso, principali opzioni del pannello, se noi volessimo fare tutto, dobbiamo spostare anche questo. Perché questo sopra è prima riga. Se noi lo spostiamo tutto, invece è proprio tutto il testo. Ecco, avete visto? Ok. Perfetto. Quindi siccome di solito si usa sempre, si usa solo la prima... Sì. Tutto il testo, sì. Ok, perfetto. Questo, allora, diciamo che questa qui è una prima idea, sì. Ora giustamente voi magari vi vedete a casa la lezione, vi installo questo programma qui a tutti quanti adesso e vi inizio a un po' a dare, diciamo, vi date un po', studiate, sì, se lo riattaccate ve lo passo, chi è che ha voglia di... Sì, ora questo qua gli do un'occhiata. Io nel frattempo lo scarico, allora questo qua si chiama LibreOffice, questo programma. Vi volevo far vedere solo una cosa, solo un appunto, abbiamo 20 minuti, passiamo ad altro. Passiamo a Word, ok, quindi questo qui lo scarichiamo. Ah, scusate, vi faccio vedere infatti solo la differenza che c'è tra questo e Word, sì, a Windows XP. Perché noi abbiamo visto quello che vi voglio imparare io, ma nulla ci toglie che se noi abbiamo Word, di usare Word, però... Vi faccio vedere che le cose sono molto simili. Allora. Aspettate. Sì, no, facciamolo su qua. 7. Nel frattempo iniziate ad accendere i computer. Vi passo le cose. Allora, vi faccio vedere Word.
Vedrete che ci sono quasi tutte le cose che sono molto simili. Allora, vi faccio vedere che differenza c'è. Ecco qua. Questa è l'ultima versione, le altre sono simili. Allora, quindi qua non si vedono i righelli. Ecco qua. Allora, come vedete, anche qua ci sono dei righelli, sia a destra che a sinistra. Ci sono due, di questi pulsantini a cursore che servono sempre, il primo per il rientro prima riga, il secondo per il rientro generale. In alto, come vedete, anche qua c'è grassetto, corsivo e sottolineato. Anche qui c'è l'elenco puntato e l'elenco numerato. Quindi anche qua, se noi scriviamo Domenico e poi schiacciamo numerato, cioè lo numera, schiacciamo invio. No, l'unica differenza è che questo qua è a pagamento e quello lì è gratis. Quindi siccome noi dobbiamo... Ecco, siccome noi siamo... infatti, ma... sì, comunque si può installare anche questo, cioè lo possiamo aggiungere, cioè possiamo mettere l'uno e l'altro e magari per il corso impara questo, perché comunque se noi impariamo a usare quello sappiamo usare anche Word, perché comunque... il tutto è molto ma molto simile. Anche qua, se noi andiamo su layout di pagina, ci sono le colonne, quindi possiamo spostare il testo nelle colonne. Se noi andiamo a vedere qua, ci sono anche qua c'è il copia e incolla. Ecco qua c'è incolla e qua c'è copia, quindi molto molto simile, molto simile. E se voi vedete la differenza tra questo e quello, siamo molto vicini. Quindi io adesso scarico per tutti il programma e niente, mi sembra che ci possiamo dare un quarto d'ora per installare il programma a tutti e poi dalla prossima volta in poi lo rivediamo tutto e lo rifacciamo, ok?